Bentrovati, ci troviamo a Villa d'Adige, frazione appunto del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo, per questa splendida 34esima edizione appunto della festa regionale della polenta. Entriamo e facciamo un bellissimo giro. E quindi incominciamo a fare il nostro percorso, il nostro giro, proprio per introdurci in questa meravigliosa manifestazione. Angelo Brenzan, buona serata, ideatore, sei l'ideatore della 34esima edizione? Sì, non solo della 34esima edizione, ma della festa regionale della polenta, siamo l'ideatore da 34 anni. 34 anni, quindi 34esima edizione l'hai fatta nascere tu? Certamente sì, proprio per uno scherzo, da amici al bar. Abbiamo fatto una scommessa se si può, di realizzare proprio la storia, perché la storia a Villa d'Adige c'è della festa della polenta, cioè che a Villa d'Adige è stata fatta la prima sperimentazione di Gran Turco in Italia. Dunque una scommessa che poi insomma alla fine abbiamo visto che abbiamo vinto. Che poi c'è scritto regionale, ma io ho visto anche rappresentanze, ti dico, della mia terra, dei Sardi, quindi non è tanto regionale ma una manifestazione ben più importante, ritengo, Angelo. Certo, perché noi facciamo parte, oltre di essere una festa regionale, ma facciamo parte anche dell'Associazione Nazionale Polentari d'Italia, c'è un'associazione nazionale di cui noi ci onoriamo di far parte. Senti, il nostro presidente è sardo. È sardo, va bene. Senti, qual è la particolarità della polenta? Perché c'è differenza, mi dicevi prima parlando nei backstage, della polenta locale o di quella sarda, c'è proprio una differenza? Sì, certamente. Del prodotto? Del prodotto, cioè con l'andare degli anni, allora diciamo che la polenta sarda all'inizio era identica alla nostra, poi chiaramente con l'andare degli anni è cambiata, è diventata diciamo... Allora Alessio, uno dei tanti volontari, no? Abbiamo sentito prima, l'ho chiamato il patron Angelo Brenzan, l'ideatore di questa meravigliosa manifestazione, perché chiamarla festa della polenta mi sembra un po' riduttivo, è una manifestazione, va bene. Uno dei volontari, cosa fai nella vita? Studente, immagino? Eh sì, ancora sono studente all'università, studio a Ferrara, quindi adesso siamo ancora un po' in pausa, quindi mi diletto alla sera a venire qua a dare una mano in compagnia con tanti ragazzi che vengono qua appunto tutte le sere per aiutare nel volontariato, ecco. Quanti siete in tutto i volontari? Quantifica così, perché secondo me siete talmente tanti che... Allora, contando tutti, quindi anche gli adulti, saremmo in circa 120-130 persone, che ovviamente non vengono tutte le sere anche perché ci sarebbe fin troppa confusione. Diciamo che ci sono gli adulti che rimangono qua praticamente tutte le sere, mentre tra i ragazzi alcuni rimangono fissi mentre altri si turnano. Ecco, abbiamo l'idea di chiamare più associazioni in modo tale che ci diano la possibilità di avere anche dei ragazzi, perché comunque non è semplice chiamare dei ragazzi così senza nessuna ricompensa in qualche modo, e noi appunto in cambio diamo un contributo a queste associazioni locali perché i loro ragazzi possono venire a dare una mano, ecco. Ecco, mi hai anticipato perché stavo dicendo rigorosamente gratuito, invece fate una sorta di ringraziamento alle associazioni che vi mettono a disposizione, diciamo, questi ragazzi. Esatto, sì, sono comunque associazioni come ad esempio gli scout che fanno dell'autofinanziamento un loro modo anche per proseguire, per cui noi cerchiamo
cerchiamo di dare una mano anche a loro in questo modo, ecco. Loro danno una mano a noi, noi diamo una mano a loro. Senti, tu sei del posto? Sì, io abito a Badia, quindi Badia Polesine, quindi sì, praticamente sì, ecco, non abito direttamente a Villa d'Adige, però sì. Ecco, volevo sapere quanto è importante anche per un giovane portare avanti questa tradizione, perché Angelo mi diceva, sai, è dure, faticose, prima o poi comunque dovrò dare il cambio, ma per un giovane così come te quanto sono importanti? Queste sono tradizioni, effettivamente è importante portarle avanti. Sì, sicuramente c'è comunque della passione, ci vuole della passione, dello spirito di sacrificio. Comunque io sono 12 anni che vengo qua, quindi da quando ero un bambino in sostanza, per cui ci vuole della passione per continuare. Ovviamente ci sono ognuno di noi ha i propri ruoli, c'è chi è in cucina, chi è più sulla sala, chi si distribuisce per le casse, per cui ognuno di noi trova il proprio ruolo e in base a quello dà una mano, ecco. Ecco perché la maglietta è diversa, gli altri ce l'hanno, Alessandro aveva fatto tutte le riprese del caso, tutte rigorosamente gialle con qualcosa di verde, tu invece ce l'hai rossa, quasi da dirigente o da coordinatore secondo me. Esatto, sì, diciamo che le persone che hanno la maglia rossa si occupano oltre che delle casse anche in generale del fatto di associare i biglietti che daremo noi alle casse ai tavoli in modo tale che tutti gli altri che hanno la maglia gialla possono dare ai tavoli delle persone, possono far arrivare il cibo e le bevande, ecco. Comunque sì, in generale chi ha la maglia rossa ha un ruolo un pochino più di rappresentanza, ecco, che rispetto agli altri. Beh, ma comunque io non ho fatto prima i complimenti, Angelo, li faccio anche a te, un'organizzazione a dir poco, amici telespettatori, importantissima, perché vedo che la gente non aspetta tanto, per cui ti volevo ringraziare, mi raccomando, manteniamo questa tradizione, invita tu gli amici telespettatori di Prima Free a venire quanto prima ad assaggiare la polenta di questa festa. Certo, sì, sicuramente credo che comunque ci conoscerete, chi non ci conosce può eventualmente venire, oltre alla polenta, non so se ha detto anche Angelo prima, degli altri piatti, delle novità dei primi che abbiamo quest'anno, il riso all'isolana, abbiamo anche il risotto con l'arenga e abbiamo anche la pasta e fagioli. I secondi sono comunque quelli degli scorsi anni, però sono comunque stati apprezzati, per cui venite, provate e vedrete che non ve ne pentirete. Bene, grazie mille. Ok, ci troviamo nella parte operativa di quella che è poi questa manifestazione, la parte operativa, quindi le cucine, ma chiamarla mensa no, sono le cucine, no? Ecco, questi sono i tipici, diciamo, vestiti, cioè giallo, verde, bellissimo, come mai questi colori? La polenta giallo e verde. Esattamente, si richiama la polenta e le spighe del grano nel Gran Turco, per cui insomma sono i colori del mais da cui appunto verrà prodotta la polenta. Ok, allora entriamo sullo specifico per un attimo, perché io voglio capire insomma questi diversi tipi di polenta. Ho letto bene la polenta col baccalà. Allora, sì, allora di là abbiamo tutti i vari secondi in umido, quindi abbiamo il baccalà che appunto sta per essere servito, no, quello è il musso che sta per essere servito. Il musso, ricordiamolo, vabbè, l'emittente è veneta, però il musso è l'asino, ecco. Esatto, sì, è l'asino che viene fatto, sì, sì, e viene fatto in umido appunto. Abbiamo anche il baccalà che è fatto secondo una tradizione che veniva fatta ancora agli inizi, a 35 anni fa, e però ovviamente adesso abbiamo il servizio che ci dà una mano a farlo. Abbiamo gli stinchi che stanno appunto per essere ripresi, abbiamo anche le seppie e, per chi non le conoscesse, i bogoni, che sono le lumache, che anche quelle sono ben apprezzate. Senti, io ne approfitto per chiederti anche un'altra cosa che con culinaria c'ha un po' meno a che vedere. I piatti non sono proprio di plastica, di quelli che si sono un po' particolari, mi sbaglio o no? Sì, sono un po' più resistenti, anche perché comunque devono evitare che ci si ustioni in un certo senso, perché la polenta ha delle alte temperature e di conseguenza prendere in mano un piatto normale darebbe comunque alquanto fastidio sia a noi che serviamo dalla cucina, ma anche alle varie persone che vengono qui per mangiare. Quindi fra le tante cose che avete studiato, anche proprio il piatto, che lo vedo è diverso, non è leggero ma è abbastanza resistente. Senti,
senti, una ricetta tipica così della vostra festa della polenta, qual è? Proprio la polenta con, io so che insomma Bardolino facevano con gli usei, ma qui qual è la vostra polenta che vi caratterizza, qual è? Allora, noi quando appunto andiamo ai vari raduni nazionali proponiamo un tipo di polenta che viene chiamato appunto piatto raduno e viene prodotto con la soppressa veneta, abbiamo anche il formaggio grana e i funghi, tutto nello stesso piatto, per cui abbiamo la possibilità di avere possibilità di assaggiare più pietanze nello stesso piatto. Comunque in generale la polenta la facciamo anche con i formaggi, con il tastasale, appunto con i funghi, oltre appunto ai vari secondi in umido che abbiamo spiegato prima. Io volevo vedere il dolce, che ha detto che fate il dolce con la polenta, cioè è una sorta di torta, no? Sì, è una sorta di torta che ha la forma della polenta, non è fatto totalmente con la polenta ma ha la forma di polenta e viene prodotto appunto dai nostri amici che vengono qui a lavorare ogni anno, sono gli amici dell'MP Distribuzioni ed è esterno alla cucina, ovviamente nel reparto bar, dove appunto i clienti possono andare a prendere dopo aver terminato la propria cena. Benissimo, io direi che dopo facciamo anche un giro al limite dove fanno questo dolce alla polenta, perché mi sembra anche un qualcosa di caratteristico locale. Esatto, sì, oltre a quello abbiamo anche ovviamente altri tipi di dolci. Un'altra cosa che non è stata proprio detta è il fatto che abbiamo anche il fritto misto, per cui chi eventualmente volesse venire e non ha la passione per i secondi in umido, per la polenta in generale, può anche apprezzare il fritto misto, per cui possiamo, c'è anche più varietà, ecco. Se volete vi accompagno anche dove abbiamo i risotti. Certo, io direi di fare anche, ok, allora continuiamo a rimanere in linea, giusto Alessandro? Per cui eccoli, camminiamo, qua. Eccoli qui, i risotti. Oh, risotti all'isolana. In Veneto non potevano mancare i risotti oltre che la polenta. Esatto, sì, abbiamo deciso di avere questa new entry dei risotti, per cui quest'anno abbiamo provato e sono comunque stati apprezzati, ecco, sono molto apprezzati. Guarda, io Alessandro, sarà che non abbiamo ancora cenato, ma ci stiamo rifacendo intanto gli occhi e dopo speriamo di rifarci anche un po' lo stomaco, perché veramente ci fate vedere delle cose. Signore, lei come si chiama? Cristina, volontaria, no? Certo che sì. Di dov'è lei, signora? Io sono di Vigasio. Vigasio, quindi è più vicino a noi, provincia di Verona. Esatto, all'Isolana, per cui veniamo da Isola della Scala. Lo so. Grazie mille naturalmente anche per questa collaborazione che non guasta di sicuro. Allora, continuiamo con Alessio, vero? Sì. Alessio, allora, dove mi porti? Adesso vi porto, se volete, vi porto a vedere appunto i dolci, che sono appunto nello stand dell'MP Distribuzioni. Bisogna uscire di qua. Ok, bisogna uscire. Ok, Alessandro, oltre che gli occhi per il prelibato, si sta facendo anche le braccia, so. Esatto, sì, allora, sì, sì. Allora, ecco, noi collaboriamo da diverso tempo anche con questo gruppo di ragazzi, questa azienda, sì, che ci produce appunto diversi tipi di torte e abbiamo molte specialità. Abbiamo appunto il semifreddo alla polenta, che ricalca la forma della polenta stessa. Se Ivano ce lo fa vedere. Semifreddo alla polenta, questo è proprio il colmo. Poi come fa a essere dolce? Mo ce lo spiega Ivano, giusto? Ivano, venga. Come fa a essere dolce se c'è la polenta? È fatto con gelato dentro, è farcito dentro. Sopra è fatto con polente, sotto è farcito. Quindi è un gelato a tutti gli effetti con sopra la polenta, ma e quindi si tratta sempre in frigo però, quindi la polenta non viene... No, la polenta diciamo che non viene scoperta nel suo gusto, diciamo. Quindi non perde gusto? No, non perde il gusto. Senta, ma lei fa il gelataio o il cuoco allora nella vita, visto che si parla di polenta e di dolci? Diciamo che faccio tutto per aiutare gli altri a divertirsi e mangiare. No, non c'è dubbio, ma è più specializzato nei dolci o nella cucina? Siamo un'azienda esterna, non forniamo solo macchinari e diciamo tutto ciò che serve il bar.
Perfetto, la ringrazio molto. Allora, torniamo ad Alessio. Ora dove ci vuoi portare? Qui ci sono tutte le ragazze che stanno... Faccio vedere anche il reparto dove prepariamo il bere, appunto. Abbiamo più tipi di vini, abbiamo il vino rosso, il vino rabosello, il prosecco e anche il vino bianco fermo. Abbiamo sia la birra bionda che la birra non filtrata, poi abbiamo ovviamente anche l'acqua e le bevande tipiche, quindi Coca-Cola, tè alla pesca in generale, ecco. Bene, allora ora ci proseguiamo il giretto, dopo ci farai anche da cicerone quando dobbiamo insomma mangiare, ma io ne approfitto subito, ragazzi, me lo concedete, lì da dove viene? Da Trecenta. Trecenta, che comunque è un comune, se non era in provincia di Rovigo, no? Io abito nel veronese. Cosa ha mangiato? Abbiamo... Polenta sicuramente. Polenta con il gorgonzola. Lei del suo marino, il tuo? Pasta sale. Tutti e quattro diversi, avete voluto provare. Ma è ogni anno che venite, naturalmente. Sì, io sì, sono venuto parecchi anni, per loro è la prima volta. Com'è stata la prima volta? Mi ha convinto lui, prima volta. No, ma com'è stata? Ah, buono, ottimo. Ah, avete degli amici, portateli. Ma infatti è quello che stiamo promuovendo. Lei ha mangiato? Io non ancora, ma dopo sicuramente ci rifacciamo. Cosa pensi di mangiare? Più tardi, ci terranno qualcosa. Molto bene. Grazie ragazzi, grazie, buon proseguimento. Ringraziarti Alessio, sei stato veramente... non, di più non potevamo pretendere, va bene. Un interlocutore eccezionale, soprattutto una guida per questa 34esima edizione della festa regionale della Polenta di Villa d'Adige. Grazie Alessio. Grazie a voi, grazie della possibilità che ci date anche di metterci un po' in mostra, e rinnovo il mio invito ai vari spettatori che possono venire appunto a cenare qui da noi in compagnia. Benissimo, grazie.